Ciao ragazzi, sono M175, siamo qui su Bus Simulator 2016 o 16, non mi ricordo mai bene. Allora, dobbiamo fare questo, faccio qua, non è che magari i conducenti, dato che ce n'è già uno, non me lo fa fare. Quindi proviamo a togliere questo e mettiamolo da qualche altra parte, mettiamola qui dai. Proviamo a rifare questo C5, così i conducenti ci sono solo io. Magari col fatto che c'erano due conducenti si impallava il gioco e non me lo faceva fare. Quindi è selezionato il 5, facciamo guida, prendiamo il bendy, avvio rapido, ok. Cioè, preparati ad accogliere un sacco di turisti che devono comprare il biglietto. Va bene, a me mi va più che bene se comprano il biglietto, soldi guadagnati. No, non premere la R, premiamo la T per mettere il limitatore. È un po' buio, ma va bene, va bene. È un po' buio. Con la mappa? Ok. Ah, ok, mi fa vedere che questo qui è il percorso giusto. Ok, la mappa si mette con la M. Quando poi rientrate alla mappa, ovviamente preparatevi a incasinare il gioco, perché non gira benissimo dopo che tornate alla mappa. Ok, vai così. C'è sempre. Quello è con la carro. Ah, chissà, devo provare se questo qui. Non mi ricordo se c'ha l'autoramp. L'autoramp mi serve soprattutto quando ci sono le persone disabili che devono salire sull'autobus. Sì, ti faccio passare. Aspetta che mi fermo. Ce l'ho per le palle. Che me frega a me. Aspettano quelli della polizia. Se vogliono aspettare, aspettano, se no. Ok, guarda qui quante persone devono salire. Un regolare, un viaggio. Un regolare, un viaggio. Vai, stampa. 5 euro, quindi vuole 2,80 euro. Ormai lo so a memoria questa cosa qui. Pensa a quelli che aspettano lì. Tutti uguali sono vestiti. Uno studente, un viaggio. 1,40, quindi vuoi 60 centesimi e 3 euro. Senti la polizia come aspetta dietro. Regular, un giorno. Quindi 6,60 euro, mi darà sicuramente 10. Ok, 7 euro e 3. Ok, perfetto. A fare i conti sono diventato bravissimo. Quindi qua è tutto chiuso. 1, 2, 3. Premiamo F per alzarci così e ripartiamo. Subito. Se vuole passare la polizia passa, se no aspetta, a me che me frega, oh. Lo spazio per passare ci sarebbe pure. Vabbè che vado più veloce io di lei, cioè vi rendete conto? Sto andando più veloce della polizia, sto andando. E io sono un autobus. Avessi quella macchina lì camminerei sempre a 130-140. Minimo, 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 minimo. Avete presente la polizia quando fanno gli inseguimenti che vanno a 200? Ecco, quella cosa lì mi piacerebbe. Ecco, io vorrei fare. Lavorare nella polizia solo se mi mettono a fare l'autista della Lamborghini. Avete presente che la polizia c'ha una Lamborghini? Sì, una Lambo. Sì, è Lamborghini. Adesso mi veniva in mente qualcos'altro. Però è una Lamborghini. C'hanno la Lamborghini per fare gli inseguimenti. Ecco, in quel caso lì sarebbe un bel lavoro. Guarda l'ambulanza che mi spinge. L'ambulanza mi spinge. Non è che passa di là. Corsia libera. Bella l'intelligenza artificiale di questo gioco. Qua non si capisce più chi deve salire e chi deve scendere, oh. Io chiudo. Io chiudo. Ok. F. E ripartiamo. L'ambulanza più stupida del mondo. L'ho trovata io, l'ho trovata. Ok, qua dobbiamo andare a destra. Dobbiamo fare un destra-sinistra in un modo incredibile. Teniamoci larghi perché. Qua ho paura di tirarmi qualcosa. Allora, qui devo andare subito a sinistra, quindi destra-sinistra, avevo detto giusto. Ok, fammi andare di qua, fammi tenere largo. No, è che questi percorsi qua stretti non sono adatti al mio mezzo. Il mio mezzo deve andare più. Allora, questo è un senso unico, quindi dobbiamo guardare solo a sinistra se c'è qualcuno. A destra, anzi, voglio dire. Però posso andare e non c'è nessuno, ok. Perfetto, perfetto. È che dovrebbero impostare un pulsante per ritornare nella posizione centrale di gioco. Quella ci vorrebbe per la visuale centrale. Non c'è quel pulsante là, eh. Ok, teniamoci abbastanza larghi perché qua è un po' un casino adesso uscire. Ok, cioè, però non abbiamo fatto incidenti, con lo snowdabile non abbiamo fatto incidenti. Di solito facciamo un sacco di incidenti, invece con lo snowdabile andiamo dritti per dritti. Quella genere di sciocchezza, vabbè, chissà chi se ne frega di leggere tutta quella cagata. Persone ce n'erano pochissime comunque. Speriamo che ci diano un sacco di soldi perché comunque devo acquistare altri autobus e devo assumere altro personale. Così possiamo fare più soldi al giorno. Ok, 1, 2, 3. Ok, guardiamoli che scendono. Non è che erano tantissimi, potevo andare anche con un autobus piccolo. Premiamo invio così torniamo prima a casa. Mi sono dimenticato di far partire il cronometro, ma va bene, non ci preoccupiamo. Quindi ok. Quanto abbiamo fatto questa. Non me lo dice. Sono già a livello 16. Abbiamo fatto un sacco di soldi. Guardate qui quanti soldi abbiamo fatto. Figo. Figo. 32.000 euro senza così, senza far niente. Perfetto. Qua me la. Non me lo dà, oh. E guidano su un percorso rapido. Eh oh, io non riesco a guidarlo. Il percorso rapido qual è questo?
La frequenza. Allora, assegniamogli un qualcuno. Assegniamogli. Aspetta, nulla. Vediamo chi è che guadagna poco. Questo guadagna 9.000, questo 4.000, questo 7.000, 3.000. Questo. Allora, cancelliamo questo. E lo mettiamo su quello lì rapido, che è il 5. Mettiamogli questo. Ok, proviamo a vedere. Così la frequenza è 5. Rifacciamolo, cioè, è una cosa incredibile. Guida. Cioè, mi sta facendo diventare matto, abbastanza matto. Quindi partiamo subito mettiamo la T, mettiamo il limitatore e andiamo. Cioè, io non riesco a capire cosa vuole. Magari questa cosa qui me la devo fare poi 50 volte per vedere quando me la sblocca. Certe volte mi sblocca le cose e neanche lo capisco perché. Quindi qua, peraltro, che percorso mi ha dato? No, quello giusto. Il percorso è quello giusto, ok. Perfetto, perfetto. Almeno il percorso è giusto. No, non riesco a capire cosa vuole questo cazzo di gioco. Certe volte mi fa diventare matto con... Cioè, mi ha detto di fare quello. La frequenza dell'autobus non c'era prima. Invece adesso c'è 5 minuti. Forse adesso ce la sblocca, dai. Adesso mi sento fiducioso. Fiducioso che possiamo rifarlo. Facciamone un altro. Tanto sono soldi. Tanto questo gioco... Ah, cavolo, sono arrivato lungo. 1, 2, 3. No, invece sono arrivato giusto. Questo sale, questo salgono. Un regolare, un viaggio. Regolare, un viaggio. Mi dà 5 euro. Infatti, 2,80 euro. Ormai lo so a memoria. Vediamo l'altro. Due regolare, una settimana. Ah, questo è ubriaco. Due regolare, una settimana. 70 euro. Lo vedete qua? È ubriaco quello. Ok, quindi usciamo di là. 1, 2, 3. Prendiamo così e andiamo. Quello è ubriaco. Ci ho dato 70 euro invece di 66. E cioè, io volevo tornargli il resto, ma è ubriaco. Me li tengo, mi compro una pizzettina. Anche perché con 4 euro non fai più un cazzo. Cioè, non so se vi rendete conto, ma 4 euro non valgono una minchia. Una volta con 10.000 lire potevi fare molto, molto di più. Oggi con 8, con 4 euro, che sono 8.000 lire, non fai un cazzo. Non vai neanche più da McDonald's. Una volta con 10.000 lire potevi andare da McDonald's. Vabbè che tanto sono vegetariano e chi se ne frega. Però non fai più un cazzo, non fai. Porco Giuda. Cioè, va bene, lasciamo perdere, che ormai le lire non ci sono più. Ma non si fa un cazzo con 4 euro. Cioè, una volta con... Avevi più soldi, avevi molti più soldi. Dicono: ah, l'euro è bello, ma come l'hanno fatto non è che sia proprio bellissimo. Ci hanno inculato proprio, ci hanno inculato. Andiamo, scusate. Ecco, se arriviamo pure in ritardo, arriviamo. Bene. Forse dovevo lasciare quella ragazza sotto che lavorava. Quello ho sbagliato a toglierla. Andiamo? Che arrivo in ritardo. Guarda che arrivo pure in ritardo, arrivo. Per colpa loro arrivo in ritardo. Sti cazzi di cosi. Ok, infatti, vedete qua ha suonato. Ok, c'è il signore con la rampa. Così proviamo subito se c'è. Io provo a premere la Z. Ok, gliel'ho tolta in automatico. Vedete là che è salito. Possiamo chiudere. Quello deve salire. Non si capisce se deve salire. Sì, quello è salito. Perfetto, 1, 2, 3. Poi F, Alt, Left Shift e andiamo. Ok, perfetto, questa volta ci sono. Come avete visto, ho premuto Z sulla tastiera e si è aperta la ramp. Perché? Perché questo qui è dotato di autoramp. L'autoramp in pratica è. Mi dà la possibilità di aprire la rampa e far salire i disabili senza dover scendere allontanarmi dal posto di guida. Quindi è molto più veloce. Guarda questo che è passato. Ci sono io, ci sono. Quindi andiamo di qua, facciamo la curva. Non vedo niente, non vedo questi specchietti. Che poi c'è quello sinistro che fa proprio. Porco Giuda, che legnata che ho preso! Che legnata che ho preso! Va bene, va bene. Che poi c'è quello sinistro che fa proprio cagare. Quello destro è fatto meglio. Ma quello sinistro proprio non si può vedere. Ok, vediamo qua. Posso andare, posso andare. Ok, perfetto così. Ci sono, ci sono. Quindi ora devo andare a destra. E poi è sempre un casino capire dove devi andare. Finché non devono fare molte patch su questo gioco, Questo gioco non è proprio uscito. Poteva uscire l'accesso anticipato e poi fare altro. Perché hanno fatto proprio di merda, hanno fatto. Guarda qui quanto mi sono tenuto largo. Comunque ci sta, Perché a Bologna quando vedo gli autobus notabili si allargano tantissimo. Ma proprio... Non so se avete presente quanto si allargano a Bologna gli autobus. Non è che si allargano anche quelli normali, perché... Niente, perché niente, non lo dico perché. Però quelli snotabili si devono allargare il doppio, perché sono più lunghi. Ovviamente per fare la manovra ci vuole più spazio. Quindi chiudiamo fin qua. 1, 2, 3, ok. Peraltro io prendo sempre il 27, quindi se qualcuno mi becca sul 27, salutatemi. Non lasciatemi lì solo a morire sul 27. Ah, ok, questo vuole la ramp per scendere. Me la potevi chiedere un secondo prima? Ok, sei un grande anche tu. 32.000 euro, dai. Nonostante ho fatto anche l'incidente. Questo qui sono saliti di livello, perfetto. Settimana 30.
good day to you. All'industria Industrial District. Solo un altro passo, superalo e avrai tutto. Solo 4 distretti? Quando arriva l'ora di punta. Ok. Sta dirigendo un nuovo enorme. Ci sentiamo più tardi, ragazzo. Vabbè, anti-smog, quelli là posso avere, che me frega. Allora, hai accesso all'industria. Industrial District, quindi distretto industriale. Non è il posto più bello della città, ma ci lavora un sacco di gente. Se riesci a fornire un buon percorso ai pendolari, ti sarà concesso l'accesso all'Inner City District. Non so cos'è l'Inner. Quindi fai in modo di avere un percorso con almeno 2 fermate nel suburban, district, residential e industrial. E percorrere almeno con il bus. Percorrere con il bus almeno una volta. Quindi facciamo il percorso e poi. Allora, suburban dov'è? Suburban è qui, 2 qui, 2 poi nel residential, che non ho proprio idea di dove sia. Ah, residential è lì. Quindi faccio 1 e 2, 3 e 4, e l'industrial dov'è? L'industrial è lì sotto però. Potrei fare 1 e 2, 3 e 4, e poi vado sull'industrial, 5 e 6. Secondo me questa può essere. Allora, facciamolo. Crea, quindi facciamo 1 2 3 4. Lui voleva suburban, residential e quell'altro. Quindi sono qui, poi faccio salgo e faccio 3. Sì, non fa tutta sta cosa però. Scusa, allora facciamo questo. Guarda che casino che fa. Cancella. Fai questo e mi fa fare sto giro qua stupido. E questo non mi conviene a me fare. Ma poi io posso spostarlo sto cazzo di percorso? No, non posso spostare una minchia. Allora faccio. No, questo non lo posso fare. Faccio questo, non lo posso fare. Faccio questo. Guarda. Maledizione. Forse perché è spostato. Quindi di qua. Io devo arrivare qui. E qui, ok, perfetto. Magari noi quando arriviamo qui facciamo il giro lungo senza stare a cazzeggiare con lui che ci fa perdere un sacco di tempo. Perfetto, facciamo salva. Desideri farlo ora? No, perché lo faremo, questo percorso 8 lo faremo nella prossima puntata. Ci vediamo nel prossimo episodio. Ciao!